Alla campagna elettorale si prepara naturalmente anche il Movimento 5 Stelle, che cambia il proprio statuto e vara le nuove regole per le candidature. Claudia Mazzola. Più Di Maio, meno Grillo e apertura delle candidature alla società civile. A certificarlo il nuovo codice di comportamento degli eletti, le regole per candidarsi e il nuovo statuto insieme alla nuova associazione su cui si fonda il Movimento 5 Stelle, di cui il capo politico detiene il timone. Poteri che potranno essere messi in pratica nella composizione delle liste. Nei collegi uninominali potranno candidarsi non solo gli iscritti al blog, ma anche simpatizzanti competenti, misura per ovviare al problema di una classe dirigente impreparata o poco conosciuta. Di Maio, sentito Grillo, potrà decidere fino all'ultimo di espellere chi non risponde alla linea politica, ma non solo. Chi crede nelle esce chimiche o pensa che i vaccini uccidono è fuori, spiegano i vertici. Ma l'ampia discrezionalità di Di Maio non convince alcuni parlamentari, già critici prima verso il suo ruolo. Subentra la regola antivolta Gabbana, con dimissioni o multa fino a 100.000 euro per i parlamentari che cambiano casacca. Resta il vincolo del taglio degli stipendi e resta la rendicontazione attraverso gli scontrini, ma è anche la fine dell'era del blog beppegrillo.it come house organ. Canale per le comunicazioni politiche sarà il blog delle stelle e in vista del 4 marzo prosegue la caccia al voto del ceto medio. Ad essere ricchi non c'è nessuna colpa, essere invece privilegiati dalla politica con legge ad personam è un problema. Noi vogliamo governare per l'altro 99% degli italiani e migliorare la loro qualità della vita, con servizi, con più ambiente. E il movimento boccia la riforma delle intercettazioni, definendola un decreto salva politici.